innanzitutto è finita la partita, ho fatto già il primo tempo, non avete visto, con una mia performance straordinaria con doppietta, così. Vabbè, senti caro Nicola, parliamo di quest'Inter, è uguale a quella che hai lasciato, come la ritrovi questa Inter? Oggi insomma Ausilio è stato abbastanza chiaro, no, nell'attaccare i giocatori, questa situazione di confusione. Probabilmente anche un'auto-esclusione, tra virgolette, forse. Comunque adesso è stato preso Sabatini, è stato presentato ufficialmente in Cina, dunque sarà lui ad avere carta bianca, a decidere il mercato, ma prima di decidere il mercato chiaramente abbiamo bisogno dell'allenatore. So che c'è qualche voce dietro Conte, ancora che non è ancora definitiva, però Conte o Spalletti, che penso che sia la soluzione giusta da Inter, chiaramente. E però c'è da decidere la svelta, perché qui c'è da fare la campagna per i nuovi giocatori, perché visto che ce ne sono 4-5 che sono sul mercato, che vogliono fare un'epurazione, una nuova epurazione, devono decidersi velocissimamente, cioè io parlo veramente nel giro di 3-4 giorni, perché se uno aspetta 2 settimane o 3 settimane rischi di perderti anche la prossima stagione, cioè di partire in ritardo per la prossima stagione. Dunque devono decidersi immediatamente l'allenatore, e l'allenatore con il direttore sportivo. Delle cose chiare ci vogliono, devono avere carta bianca, e con la società cinese, che apparentemente è ricca, ha soldi, ha voglia di investire, l'importante è che si muovano velocissimamente. L'unica cosa, noi tifosi, io da tifoso, voglio questo. Meglio Conte? Ci vuole un allenatore per l'Inter? Conte è vincente nei campionati. Spalletti è uno che in 2 anni in Champions League ci porta, sicuramente. Cioè, questa è la sintesi che ti faccio io velocissimamente. Ok, una battuta sulla Juve, il triplet. Auguri, auguroni Juve.